Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. Ishnu Allah. Addio. Parlami dei tuoi viaggi. Che i tuoi giorni siano... Ti serve aiuto? Divertiti. Ecco la squadra di ricerca. Avviciniamoci. Qual è la situazione? Maestà, questo luogo ha tutto ciò che ci occorre. Legname, pietre e... E l'orda? La mia mano aperta. Il maresciallo Trotman e altri amici hanno inseguito un contingente dell'Orda lungo la spiaggia. Attenti. Non hanno fatto ritorno. Trotman potrebbe aver trovato pane per i suoi denti. Ci divideremo. Linna, resta qui e predisponi un accampamento. Dai priorità alle tende per i feriti e alle difese. Quando arriveranno i braccianti, avvia la costruzione dei moli.
Scuoticorna, avverti la squadra di ricerca. Le operazioni minerarie cominceranno non appena arriverà la flotta. Sì, Vostra Maestà. Campione, conosci questa terra meglio di chiunque altro. Vieni con me. Dobbiamo trovare Trotman. Roccavento rende onore al tuo servizio per l'Alleanza. La nostra lotta è ben lungi dall'essere conclusa. Sapevo che ti saresti cacciato nei guai. La squadra di ricerca ha fatto un buon lavoro. Questo luogo è perfetto per un porto. Voglio che venga eretta una torre proprio qui. Maresciallo, proteggi questa posizione finché la struttura non sarà ultimata. E ora pensiamo ai rifornimenti. Ti serve aiuto? Fa attenzione. Devo avvicinarmi. Sono Varian. Ma sono anche Logosh. È troppo lontano. Lega degli esploratori a rapporto. Apprezzo il vostro contributo agli sforzi bellici. Mi servono rifornimenti. Cosa avete trovato? Pietra in abbondanza, ma non c'è traccia di vene minerarie in tutta la zona. Capisco. C'è dell'altro? Qualcosa di molto meglio. La storia. Manufatti di un'antica e potente razza. Scuoticorna, facciamo un patto. Aiuta i miei uomini a organizzare una cava. E io proteggerò i tuoi Davvero? E gli scavi. Chissà che faccia farà Bran quando saprà che ho ricevuto il benestare per gli scavi dal re in persona. La cava sarà pronta per il prossimo tramonto. Un tempo pensavo che il comando fosse una questione di forza. Ora la vedo diversamente. Sta tutto nel saper dare e prendere, nell'unire le persone. Un fascio di rami non si spezza facilmente. Roccavento rinasce! È fuori dalla mia... Servi con noi! Non ho un bersaglio. È troppo lontano. Devo avvicinarmi. Mi serve un bersaglio. Fuori dalla mia portata. La dinastia dei re di Roccavento è stata ripristinata.
Addio. È tutto pronto. Stabiliremo un caposaldo su questa penisola usando le risorse rinvenute lungo la costa. Da qui potremo raggiungere i nativi e tenere a bada l'aggressività dell'Orda. Campione, senza i tuoi sforzi a Pandaria, questo avamposto non sarebbe potuto esistere. A te l'onore. Dai il segnale alla flotta. Maresciallo, padre! Ottimo lavoro. Cosa? Anduin, sei salvo. Padre, non puoi farlo. L'odio e la rabbia della nostra guerra stanno avvelenando questo luogo. Calmati. Qui stiamo affrontando una guerra diversa. Non si tratta dell'odio per l'Orda, ma dell'amore per ciò che è giusto. Di fare ciò che va fatto. Questa terra è diversa dalla nostra. È un tesoro. E allora la proteggeremo con le nostre vite. Figlio, ho bisogno del tuo aiuto. Lo faremo assieme. Assieme. Vostra Maestà, l'Orda si è rintanata in un tempio ovest. Sono stati circondati dai guardaboschi degli Elfi della Notte. Guardaboschi? Tairan. Padre, non devono portare la guerra al Tempio della Gru. Mostra ancora i segni dell'infestazione dello Sha. Ed è un sito di importanza storica. Manteniamo la calma. Ha tutta l'aria di una delle trappole di Garrosh. Vuole allontanarci dalla spiaggia. Trotman, trovami dei braccianti e una squadra mortai. Mi raccomando, non abbassiamo la guardia. Ma padre... Porterò con me un piccolo contingente di eroi e parlerò con Tyrande. Anduin, fidati. Ho bisogno che tu creda in me. Agirò per il meglio. Io credo in te, padre. Hai mai visto un posto come questo? Può una guerra essere giusta? La battaglia per Pandaria sta infuriando. Questa guerra
può dilaniare Azeroth. Tong, qualcosa da mangiare, per favore. Il grande re, Varian Vryn, capo dell'Alleanza. Sapevi che un tempo è stato un gladiatore? Oh sì, mi sono documentato. Soffriva d'amnesia e ha combattuto per la vita nelle arene dell'Orda. È lì che ha ottenuto il soprannome Logosh, o Lupo Spettrale. È un guerriero, ma sa anche comandare. Pensaci, i suoi nemici hanno approfittato del cataclisma causato da mio padre. Le schiere dell'Orda hanno marciato per il mondo dopo la devastazione. Ma Varian Vryn non ha sfruttato il disastro per ottenere un vantaggio militare. Perché è un debole? O magari perché ha dei principi? E soprattutto, bastano i principi per vincere una guerra. Non ti illudere, Pandaria metterà a dura prova il tuo re. Scopriamo di che pasta è fatto. Vediamo se la tua alleanza è in grado di governare Azeroth. La battaglia per Pandaria sta infuriando. Questi Pandaren si interrogano su tutto. È una cosa che fa riflettere. Questa guerra può dilaniare Azeroth. Li abbiamo bloccati all'interno del tempio. Dovremmo colpire subito. Raramente le cose sono come sembrano, Tyrande. E mio figlio dice che quello è un luogo sacro. Un motivo in più per purificarlo. Difendono una posizione fortificata. Non starò al loro gioco. Li costringeremo a uscire. Stai sprecando tempo prezioso. Sono Varian, ma sono anche Logosh. La dea è il mio scudo. Voi tre sarete i miei occhi e i miei orecchi. Andate e approntate le difese. Un esame, una prova di pazienza. Il lupo si comporterà come un guerriero o come un re? Cosa ti porta qui? Asciatela. Questo è il nostro territorio. Che paghino per ogni singolo passo.
L'acqua è vita. Il fiume va dove il fiume vuole. Spingeteli nelle strettoie. Illudeteli di poter vincere. Siamo quasi pronti! Non fermatevi! Dovremmo irrompere e sterminare! È troppo lontano. Pazienta, Tyrande. Devo avvicinarmi. Preparate le nostre difese. Prima o poi dovranno uscire. È fuori dalla mia portata. È troppo lontano. Sfruttate tutte le risorse. Non concedete loro vie di fuga. Questo è il nostro territorio. Che paghino per ogni singolo passo. Dimostri esitante, Varian. Devi essere più deciso se vuoi guidare l'alleanza. Pazienta, Tyrande. Otterremo la vittoria. E senza correre rischi inutili.
Spingeteli nelle strettoie. Illudeteli di poter vincere. Ishnuala, salve. Siamo quasi pronti, non fermatevi. Questo è il nostro territorio. Che paghino per ogni singolo passo. Perché non li attacchiamo direttamente? Non intendo sprecare vite dell'alleanza. Voglio che la vittoria sia schiacciante. Questo è il nostro territorio. Che paghino per ogni singolo passo. Non caricateli, che siano loro a fare il primo errore. Schieratevi dietro alle difese. Cani dell'Alleanza, dove sono i vostri artigli? Venite qui a vederli, codardi. Qui non c'è alcun esercito. Solo un pugno di eroi vi separa dal re di Roccavento. Avete forse paura? Fate avanzare i Grunt! All'attacco!
capo. La vostra alleanza è debole. È così che combattete in battaglia. Preparatevi a morire. La vittoria è nostra, e il sangue non ha lordato questo sacro suolo. Io avrei caricato a testa bassa. Per la mia brama di vittoria avremmo perso molte più vite. C'è stato un tempo in cui avrei fatto lo stesso, ma ho appreso molto negli ultimi anni. Sono caduto fin troppe volte nei tranelli di Garrosh. D'ora in avanti, stabiliremo noi i termini dello scontro. Tyrande, non sarò un politico, ma sono un guerriero. So che possiamo vincere questa guerra. Dobbiamo restare uniti. Abbi fiducia in me. Confida che farò la cosa giusta. Se agiamo come un tutt'uno, non possiamo perdere. Ora lo capisco. Le nostre forze sono ai tuoi ordini, mio re. Che questa sia la prima di molte vittorie. La spada è l'arma di un guerriero, ma la pazienza è l'arma dei re. Questa è una giornata vittoriosa, ma prove ancor più ardue attendono.